tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente a Pesaro, muore un 34enne. Prove antisismiche al liceo Torelli, i risultati sono positivi. Risultati sono positivi a un test, cosa vuol dire però? Meglio non rischiare. No, dico, i risultati sono positivi? No, negativi, nel test. Per dire che vanno bene devono essere negativi. Vabbè, non rischiamo, dico, sono... Vabbè, dai, adesso... No. Dove? Va bene, dai, andiamo, noi trovo io un sinonimo. Qui c'è scritto tutto in ordine, nei cosi. No, non ti sento. Forte e veloce, e vicino. Diglielo, forte e vicino. Marco, qui c'è scritto tutto in ordine. Grazie, okay. Va bene. Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Incidente a Pesaro, muore un 34enne. Prove antisismiche al liceo Torelli, i risultati sono ok. Sottopasso di via Pertini resterà chiuso per sempre. Invasione di topi in via Canale Albani. Storie di marinai, la mostra che commuove. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un saluto a tutti voi cari telespettatori di Fano TV. Dunque, intorno alle 13 a Pesaro oggi c'è stato un morto per un incidente stradale, un giovane di 34 anni di Pesaro, un esponente di un noto gruppo musicale locale, per cause che sono ancora al vaglio di accertamento da parte della stradale. Si è violentemente scontrato contro un furgoncino condotto da un altro pesarese di 51 anni. Per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare. L'incidente è successo nei pressi di Santa Veneranda, sulla strada provinciale 32, in località Pontevalle. Immediati soccorsi del 118, purtroppo, come dicevo, per lo scooterista, per questo 34enne, non c'è stato nulla da fare. L'uomo è morto sul colpo. Un intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina a Calcinelli di Saltara per un principio di incendio alla ferramenta Vitali che si trova in via Flaminia. Un incendio di modeste dimensioni e dalla dinamica ancora tutta da accertare si è sviluppato nelle prime ore di questa mattina davanti ad una vetrina della ferramenta gestita dalla famiglia Vitali a Calcinelli in via Flaminia 79. Le fiamme si sarebbero sviluppate in un angolo di una delle vetrine laterali del negozio, pare da un cumulo di cartacce ed altro materiale depositato lì. Provvidenziale l'intervento tempestivo dei vicini che, viste le modeste dimensioni delle fiamme, con un paio di secchiate d'acqua hanno spento il principio di incendio e chiamato contemporaneamente i titolari e i vigili del fuoco, ai quali, una volta arrivati sul posto, non è rimasto altro che mettere in sicurezza la zona e finire il lavoro dei vicini di casa. Sul posto, vista la dinamica dell'incendio, è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Fano, i quali stanno procedendo alle indagini, coordinate dal capitano Alfonso Falcucci, per accertare le cause su come e perché si siano sviluppate le fiamme. Nessun danno all'immobile o alla merce all'interno della ferramenta, solo la vetrina interessata ha riportato la rottura da calore del vetro ed il suo annerimento. L'attività commerciale del negozio, fortunatamente, durante la giornata non ha subito alcuna interruzione.
C'è stato un test sismico questa mattina sull'edificio del liceo scientifico Torelli di Fano a conclusione dei lavori di miglioramento sismico di bonifica dell'involucro esterno dall'amianto, lavori effettuati dalla provincia di Pesaro Urbino per un importo di oltre 1 milione di euro. Il test è stato fatto da una ditta specializzata di Bolzano che ha utilizzato strumenti molto sofisticate, ha distribuito sensori nelle parti sensibili dell'edificio come le travi e i pilastri in grado di rilevare qualsiasi micro spostamento sotto l'azione di un sisma simulato come quello che è stato fatto questa mattina. Un analogo test sismico verrà effettuato anche all'interno dell'Istituto Battisti, l'Istituto Commerciale, una volta che saranno ultimati i lavori. Ne abbiamo parlato nel corso di questi ultimi anni, ogni tanto c'è qualche segnalazione che riporta in auge un sottopasso che è stato realizzato, è stato tenuto aperto per un po' di tempo, poi chiuso e per tantissimi anni è rimasto lì, chiuso ma all'abbandono e naturalmente come tutte le cose lasciate abbandonate e incustodite sono diventate ricettacolo di molte cose. Vediamo il servizio di Leno Balestra. Un ecomostro, potremmo dire tra il serio e lo scherzoso, tutto fanese. Il sottopasso di via Sandro Pertini vicino alla rotatoria sulla Flaminia. Doveva servire per evitare l'attraversamento pedonale in una zona ad alto scorrimento e con le sue rampe agevolare la mobilità di chi è costretto a muoversi in carrozzina. Questo è il tunnel che serviva di collegamento e quindi per attraversare la strada e il sottopasso, ma ormai le erbacce hanno preso il sopravvento. Inaugurato negli anni 90, questo sottopasso ha avuto vicende alterne e non è mai decollato, poco usato e poco amato dai passeggeri per i suoi arzigogolati percorsi e le sue pendenze. Al più è stato in passato utilizzato da qualche clochard per dormire all'addiaccio o come luogo appartato da qualche tossico dipendente. Da qui la decisione di chiuderlo e di transennarlo e così sulla sua sorte ha messo la parola fine il tempo, le erbacce ed il degrado che inesorabilmente lo stanno soffocando. Ormai sono un ricettacolo, un contenitore di rifiuti, di sporcizia e di erbacce. Anche pezzi che sono caduti della ringhiera sono riversi lì su quello che rimane di questo camminamento. Molte segnalazioni sono giunte alla nostra redazione nel tempo e anche ora. Il suo stato è di totale abbandono alla sporcizia. Purtroppo non è un problema nuovo perché probabilmente si tratta di una soluzione inutile pensata fin dai primi anni 90, quindi effettivamente non credo sia mai stato neppure aperto quel pezzo di sottopasso, per cui una soluzione assolutamente inutile, poi non serve a niente perché la gente passa sopra e quindi una soluzione inutile dei primi anni 90. Adesso voglio dire, è chiaro che adesso quella soluzione c'è, ce la troviamo noi nel 2016, quindi cercheremo nel limite del possibile, anche in tempi abbastanza rapidi, di serrarlo meglio in maniera tale che nessuno possa andare e che comunque sia sicuro da tutti i punti di vista, perché effettivamente non è nostra intenzione assolutamente riaprirlo né spenderci soldi per la sistemazione, se non appunto metterlo in sicurezza e chiuderlo. Purtroppo quello è un'unità del passato, come tante cose succedono, per cui ecco, almeno la manutenzione tra virgolette degli accessi in maniera tale che non rechino danno alle persone che ci passano vicino, sicuramente lo faremo. Cercheremo di tenerlo pulito almeno, insomma. Dispiace se state cenando, pranzando, comunque se siete a tavola di fronte al cibo, ma il prossimo servizio riguarda i topi, i ratti, perché ne hanno segnalati tantissimi lungo via Canale Albani ed è forse arrivato il momento di porre qualche rimedio.
cosa c'è di più piacevole che con il proprio figlio o nipotino passare qualche attimo della giornata a dar da mangiare ai pennuti ospiti del canale Albani, ormai ripopolato di diverse specie animali. Certo, i bambini sgranano gli occhi dalla gioia nel vedere che le loro premure alimentari sono così gradite ai loro amichetti, ma anche gli adulti sgranano gli occhi, ma non dalla gioia, dal ribrezzo. Oltre ai pennuti ci sono i topi. Topi, sì, sì, continuo, di continuo. Ci sono. Si vedono le pentegane, così. Quelle grosse. Sì. Fanno un po' senso. Eh beh, certamente non sono salubri. Salubri. Sì, però sono le malattie, certo. Sì, sì, l'ho visto, qualche volta è capitato. Non bisogna dire il falso. Però tanto purtroppo sono zone che ci sono. Io sono del porto, sono marinaio, perciò quindi... ci sono anche laggiù nel porto, questi girano qui un po'. Un po', sì, non sono un bel vedere. Sì. Ah, no, no, non sono un bel vedere, anzi. Vi è capitato di vedere qualche topo? Topo? Qualche topo sì, ogni tanto, non sempre, però ogni tanto se ne vedono. Ma tanto purtroppo c'è il mangiare, quindi fiume, acqua. E quindi è un po', diciamo, una cosa matematica. Grossi anche? No, grossi non ne ho visti, più tutti piccoli che grossi. Eccone uno. E ce ne erano tre. Grosse? Beh, abbastanza. Viene spesso qua lei? Tutti i giorni, guarda. Tutti i giorni. E ci sono tutti i giorni? No, no, non li avevo mai visti. Ieri uno è uscito fuori da là, piccolino, e uno era qua, grande, grosso. Proprio in corrispondenza del punto in cui la gioia dei bambini incontra l'appetito dei palmipedi, i topi hanno fatto una tana e fanno capolino a turno per usufruire anche loro della manna dal cielo. Sono di diverse dimensioni, alcuni veramente grossi, ma non tutti, ne sono spaventati. E i topi invece, i topi qui purtroppo ci sono? Sì, le pantegane. Sì. Lei ma le vede spesso? Io abito qua, abito. E quindi? C'è, ma comunque è normale, dai, è normale. Era anche peggio prima, adesso non è, c'è un po' più pulito, non è il... Prima era anche peggio? Era anche peggio, sì. Adesso tocca dire la verità, ragazzi, perché la gemma chi perla perché c'ha la lingua, ma prima era peggio. Voi che abitate qui nel no, posto... No, non è che... Non vi danno fastidio? Non ci danno fastidio, le pantegane di sé non vengono in casa, niente. Stanno qui, c'hanno la loro zona, stanno e qui, tranquilli, sì, e basta. Salmonella, colera, leptospirosi, tifo murino sono solo alcune delle malattie che possono essere trasmesse dai topi agli esseri umani, generalmente attraverso gli escrementi. Malattie pericolose che minacciano la salute della famiglia e degli animali domestici. Motivo più che sufficiente per agire rapidamente e prevenirne la diffusione. La situazione dei passeggi di tutto il canale è una situazione abbastanza particolare, nel senso che l'area di proprietà privata, di proprietà di Enel, l'area dei passeggi è parzialmente aperta al pubblico, ovvero sia è aperta al pubblico la parte contenuta fra le due reti di recensione, quindi quella limitrofa al canale. La parte delle problematiche in relazione allo sviluppo di ratti si sviluppa nella parte interna del canale. Questo è facile da, è abbastanza intuitivo capire il perché, perché purtroppo a torto o a ragione ormai c'è l'abitudine di dare da mangiare costantemente gli animali. Chiaramente i ratti trovano da mangiare case bottega, nel senso che hanno le tane lì e trovano da mangiare facendo 2 metri e conseguentemente questo aumenta la portanza del sistema. Conseguentemente lì l'eradicazione del problema è molto complesso. Di abitudine tutti gli anni viene data comunicazione all'ASL, non appena arrivano le prime segnalazioni da parte dei cittadini della presenza di ratti, di provvedere alla manutenzione della parte interna del canale. E normalmente l'ASL è abbastanza solerte, nel giro di qualche giorno provvede agli sfalci di competenza, qualora già non abbia provveduto, alla disinfestazione contro le zanzare e anche alla posizione di apposite esche topicide in modo da cercare di contenere quanto più possibile lo sviluppo di ratti e di specie affini, insomma. Questo viene fatto tutti gli anni, segno di conseguenza. Nella zona riservata all'Enel, voi avete fatto la segnalazione all'Enel? Sì. Abbiamo segnalato all'Enel, l'abbiamo fatto, di solito vengono fatte tutto quanto arrivano le prime segnalazioni da parte dei cittadini e solitamente l'Enel ci avvisa una volta che avvia le procedure. Quando parliamo di decoro urbano, quando si parla di decoro urbano c'è sempre la massima attenzione da parte dei nostri telespettatori e noi
chiaramente le segnalazioni le valutiamo, le vagliamo tutte quante e lo abbiamo fatto per le varie zone della città, in particolare quella di Via del Moletto, dove nei giorni scorsi abbiamo dato voce a un gruppo di residenti che lamentava una certa, alcune situazioni. Bene, dopo i nostri servizi, gli operatori sono andati a ripulire e a bonificare la zona e noi siamo andati a vedere adesso che cosa è successo. Qualcosa si è smosso dopo il servizio, le vostre istanze, però insomma in parte non siamo ancora a posto. Ma alcune persone che hanno visto l'accaduto, no? Siamo contenti che sono venuti ovviamente, però quando hanno visto lo spettacolo che è degradante hanno detto ma sono venuti a farvi dei dispetti. Tra l'altro qualcun altro ha aggiunto sono venuti, han tagliato e uno schifo vi hanno lasciato. Basta guardare lungo la scarpata e naturalmente tutte la sporcizia e l'immondizia è visibile. Qui passano i turisti, vedo molti turisti con la bicicletta che vanno verso Pesaro, no? E notano queste cose. Abbiamo anche chiesto, ma perché al Lido venite a pulire ogni giorno? Io vedo operatori ecologici ogni giorno e qua non venite mai? Non rispondono. Quindi di nuovo invitiamo chi è responsabile a prendersi cura di questa zona perché sembra veramente dimenticata totalmente. Quindi qui ci sono anche i miei concittadini che accusano le stesse cose e vorremmo che finalmente un'attenzione un pochino più vera, no? Perché non c'è mai stata, per questa zona oltre l'Arzilla. Fanno non finisce all'Arzilla, ma continua. Noi siamo in questa parte che continua, quindi vi prego, assessori, sindaco, responsabili, quelli della venite a vedere, venite a darci una mano, perché noi continuamente puliamo, continuamente, però non ce la facciamo. La sporcizia è comunque un problema perché c'è, è lì, si vede. Basterebbe poco per mandare qualcuno a prendere e portare via tutto, si farebbe in un attimo. Non so per quale motivo invece non viene fatto questa cosa qua. Allora, adesso cambiamo argomento, parliamo della 43esima edizione dell'incontro internazionale polifonico Città di Fano. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della polifonia, con numerosi cori che avvicenderanno nel fitto calendario, nel fitto programma del festival, per cui sono previste oltre 250 persone tra coristi ed accompagnatori nella città di Fano. L'edizione di quest'anno dell'incontro polifonico avrà i riflettori puntati sui giovani e sulla loro voglia di fare musica insieme. E adesso torniamo al porto di Fano, dove c'è una mostra che verrà prolungata, visto il successo, una mostra che riguarda i ricordi dei lupi di mare. Storie di mare e luoghi simbolo, fotografie che ritraggono volti scavati dalle difficoltà della vita quotidiana, ritratti in bianco e nero di una Fano che non c'è più, se non nei cuori e nei ricordi di chi ha vissuto o è sopravvissuto ad un periodo, i primi del Novecento, fatto di privazioni e di fame, di gente di mare e marinai che lottavano non solo contro i marosi, ma anche contro la vita e il loro destino. Qualcuno è rimasto, qualcuno è partito con il porto nel cuore e poi è ritornato. È nata questa mia volontà di impostare con i miei amici del Ridosso questa mostra dedicata alla famiglia. Questa è la storia di questa. La famiglia però intesa non solo alla famiglia come nucleo, padre, madre, nonni, figli, nipoti, ma a tutta la zona del porto, perché in realtà quelli che hanno collaborato con noi fanno parte di una famiglia, di una grande famiglia.
Ma la grande famiglia del porto, la Repubblica, come viene chiamata dai lupi di mare, era fatta di uomini ma anche di donne. Donne forti e risolute sulle quali ricadeva il peso della famiglia quando gli uomini erano per mare. Donne con lo sguardo fiero e orgoglioso. Che tempi erano quelli in cui... Se la miseria portava via, se non eravamo proprio poveri, ma insomma andavamo vicino a povertà. C'era anche però molta solidarietà tra di voi, vi davate tutti una mano un po'? Sì, sì, c'era le famiglie, ci si aiutava, sì, sì. E poi era una famiglia a casa mia, dei miei genitori, era, di mio padre specialmente, una famiglia molto religiosa, ci si aiutava molto, sì. I genitori non erano aperti come adesso, erano molto chiusi anche perché pensavano che ci avevano un soldo e via discorrendo. E quindi mio padre faceva il piccolo pescatore, poretto, all'inverno non lavorava perché c'era il tempo cattivo, il mare. Invece d'estate partiva, c'aveva una barca, un barchetto, una barchetta piccola, d'estate usciva fuori con la vela e alla mattina tornava con quel poco di pesce che si prendeva, e lì bisognava razionare il soldo, la vita. Penso che mia madre sia stata veramente brava quel momento. La mostra fotografica Le famiglie marinare del secolo scorso, di fianco alla chiesa di San Giuseppe al Porto, è la mostra di tutti e per tutti, che dice da dove Fano arriva e dove le sue famiglie l'hanno portata. Nei giardini di Piazza Amiani, alla Memo e alla Corte Sant'Arcangelo, dal 2 al 4 settembre si terrà la 10ª edizione della Festa della Sostenibilità. Saranno presentati prodotti e servizi ecosostenibili e iniziative culturali ed informative. Per la parte espositiva è prevista la presenza di circa 30 standisti che presenteranno prodotti e servizi legati alla sostenibilità ambientale e sociale. L'inaugurazione della festa avverrà venerdì 2 settembre alle 18.30 alla Mediateca Montanari. La partita di calcio Vis Pesaro-Ascoli si giocherà a Pesaro allo Stadio Benelli il 7 settembre alle ore 20. L'incasso verrà devoluto alle popolazioni terremotate, in particolare alla popolazione di Arquata del Tronto. È tutto. Il giornale finisce qui. Vi ricordo che le vostre segnalazioni sono molto importanti per la nostra redazione, quindi continuate a inviarcele al 338-4968-250, oppure potete utilizzare la email redazione@occhiolanotizia.it, potete inviarci foto e video. È tutto, buona serata.